Ciao ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Oggi, prima di cominciare con la nostra partita brutta quotidiana, vi volevo invitare a questo torneo che stiamo organizzando al Parco Trotter questa domenica, il 4 giugno. Torneo che organizza Scacchi a Colori, un'associazione con cui collaboro con grande gioia. E ci sarà il mio corso come premio. Il torneo sarà riservato comunque a giocatori amatori sotto i 2000 punti Elo. Quindi è un torneo veramente per tutti, soprattutto per quelli che vogliono iniziare a giocare in un contesto comunque abbastanza amichevole. Saremo al parco, quindi una bella domenica di scacchi. Mi raccomando, se siete interessati a venire, iscrivetevi tramite la pagina Instagram di Scacchi a Colori, oppure trovate tutte le informazioni nel sito che trovate in descrizione. Quindi mi raccomando, per iscrivetevi, che vi dobbiamo contare e dobbiamo capire dove mettervi tutti quanti. I posti saranno limitati, quindi affrettatevi a preiscrivervi. Ora iniziamo con la nostra partita brutta di oggi. Quindi, classica partita 10 minuti e vediamo chi ci capiterà. Ok, The Great Chessman dalla Francia. Ci aspettiamo la difesa francese e invece gioca la siciliana. Proviamo la siciliana aperta oggi. Cavallo F3, D6, D4. Quindi, vediamo quale variante della siciliana proverà e ci gioca la Neidorf. È da un po' che non proviamo la nostra variante segreta, alfiere G5 e 6, donna E2. Variante che abbiamo sperimentato più di qualche volta nel canale, di cui continuo a ignorare la teoria, ma sembra una variante simpatica. Quindi proviamo. B5. B5, idea B4 e fare pressione anche con l'alfiere in B7 su questo pedone in E4, quindi possiamo evitare tutti gli sbatti giocando a 3, penso. Cioè che non sia un problema questa mossa. È vero che da un certo punto di vista indebolisce un po' l'arrocco, vorremmo giocare arrocco lungo qua, però è necessario pensare anche al centro, no? Quindi non farci scacciare questo cavallo velocemente. Cavallo D7 va a sviluppare un pezzo, mi dà la possibilità di giocare cavallo C6, ma in questo momento non sarebbe un granché, quindi continuiamo a sviluppare e giochiamo a rocco lungo per mettere anche la torre in questa posizione molto interessante. Dopodiché dobbiamo pensare a lui, lo vorremmo mettere in fianchetto, quindi io giocherei G4 qua senza paura. Pedone in E4 è difeso due volte e anche uno degli attaccanti è pure inchiodato, quindi per ora stiamo abbastanza al sicuro. Donna C7, alfiere G2. Donna C7, la mossa standard nella siciliana Neidorf. E prima o poi, se non saprò cosa fare, Re B1 sarà un tempo ben speso. Anzi, giochiamo Re B1 che male non fa. Soprattutto dopo arrocco lungo, Re B1 è una mossa da fare molto molto spesso per garantirsi un po' di sicurezza in più. Sicurezza del re deve essere sempre nei nostri pensieri. Ok, torre C8, un'altra mossa estremamente naturale. E io qua procederei con l'avanzata dei pedoni centrali. Non c'è nessun particolare motivo per cui non dovrei giocare F4, quindi qui prendiamo il centro, questa è una situazione molto dinamica, molto divertente. E vediamo anche se il nostro avversario vorrà arroccare, non vorrà arroccare. Ok, decide di arroccare. Saggiuomo. Ok, che fare qua? Andiamo avanti con la valanga di pedoni sul lato di re? O abbiamo di meglio da fare? Questo io non lo so. H4, ok, sembra una mossa aggressiva, però non so, sembra anche abbastanza lento il nostro attacco sul lato di re.
Quindi io mi concentrerei di più al centro, magari giocherei torre 1, che sembra una mossa utile. Magari più avanti avrò questo tipo di rottura centrale con E5. E5, se me la gioca lui, è vero che è una buona spinta di rottura, però indebolirebbe gravemente sia la casa D5, ma soprattutto la casa F5, che, con cui salto. E arrivo anche attaccando l'alfiere sospeso, quindi E5 non mi spaventa particolarmente, però il mio ragionamento l'ha indotto a giocare questa mossa, che penso onestamente sia una mossa abbastanza debole. Cavallo F5 la giochiamo gratis, che adesso non dobbiamo neanche preoccuparci di cose strane, perché c'ha comunque l'alfiere in presa ed è la priorità assoluta in questo momento. Dopodiché possiamo vedere se cambiare questo alfiere. Non mi aspetto alfiere di 8 qua, sarebbe un disastro. Quindi possiamo decidere se mangiarci questo alfiere, prenderci la coppia degli alfieri e giocare magari F5, qualche mossa per andare avanti con l'attacco dei pedoni sul lato di re. Oppure cosa? Dopo cavallo C5 lui difende in questo modo abbastanza naturale, cavallo C5 è una buona mossa, anche guardate quanta pressione sta facendo in E4, però anche noi stiamo difendendo nel migliore dei modi, direi, questo pedone. So, che fare qua? Lo mangiamo o non lo mangiamo? Io direi che per ora possiamo evitare, però è anche vero che se non mangio esattamente cosa voglio fare qua. Forse posso mangiare in F6 e mangiarmi D6. Non sono sicuro che sia un'ottima idea. Però. Proviamo a calcolare un po'. Alfiere per. In caso di G per F sono contento a prescindere di questo cambio. Quindi, alfiere per. Se mangio questo, lui può mangiare qua, magari per aprirsi questa diagonale. Però io a quel punto avrei E5. E darebbe stabilità al cavallo, attaccherebbe l'alfiere e creerebbe della confusione. Della confusione che probabilmente è positiva per me, quindi proviamo ad andarci a mangiare questo pedone. Tra l'altro, forse anche G5, che è una mossa interessante dopo presa, tornerebbe sicuramente in E7. E a quel punto, oh, non vedo grandi cose, quindi mangiamo qua. Abbiamo detto su presa E5. Questa è una mossa importante, altrimenti E per F4 gli garantirebbe una bella iniziativa sul mio re. Bisogna stare un po' attenti qua. La Nidorf è un'apertura estremamente velenosa. I suoi pezzi sono tutti molto attivi. È vero che mi sono preso il centro in maniera convincente, ma al minimo errore il nero può attivarsi in maniera incredibile. Quindi lui decide comunque di giocare per F4. Lasciando, guardate, questa non l'avevo neanche vista per dire la torre sotto, ma perché proprio il materiale qua è una cosa che non conta neanche così tanto. E5. Forse pianifica di fare torre 8 qua, no. Alfiere H4, giocata al volo. Ok, questo è davvero, davvero strano perché la posizione è già molto molto complessa e cavoli, giocare mosse così rischiose velocemente è un po' un tuffo nel vuoto, ecco. E qua potrei mangiare la torre, posso spostare la torre, posso giocare cavallo D5 ed è impossibile che il mio avversario abbia visto tutto, quindi è facile. Facile che ci stia magari anche un colpo quasi vincente. Io questo lo mangerei. Così, per evitare che lui possa fare porcherie. Lui rimangia qui. Adesso ho cavallo D5. Vedete che ci sono anche queste mosse extra. Tipo cavallo D5. Minaccio la donna. Quindi ora la donna si deve spostare. La torre è sempre attaccata. Il cavallo è sempre attaccato. È vero che anche la mia torre è sempre attaccata, ma sono io quello che
a cui sta la mossa. Quindi male che va, io mi mangerò la sua torre. Se lui si mangia la mia, magari adesso c'è anche questo scacco intermedio. È molto facile che la posizione del nero crolli qua, Perché... Perché... anche guardando i pezzi del bianco sembrano tutti estremamente coordinati al centro, anche casualmente nelle colonne D, mentre quelli del nero, soprattutto il cavallo in B7 e l'alfiere in H4, sembrano pezzi buttati un po' a casaccio sulla scacchiera, senza un vero senso. Soprattutto il cavallo in B7 è davvero brutto. Quindi vediamo dove deciderà di spostare la donna. Magari ci sorprenderà con un sacrificio, ad esempio mangiando la torre. Però non può funzionare, chiaramente. Quindi, let's see. Proviamo a calcolare ad esempio una mossa di donna normale, ad esempio donna C6 o donna B8. A questo punto, come detto, io posso mangiare la torre. E lui, il punto è che non può mangiare la mia torre, perché a quel punto ci sarebbe cavallo E7 scacco, re H8, io mangio qua e ho un cavallo netto di vantaggio. Cavallo E7 ora non si può fare, attenzione. Quindi cavallo per C8 deve rimangiare qua. A quel punto ho il tempo di spostare la torre e avrei una qualità di vantaggio. Potrei accontentarmi in realtà. Quindi dai, facciamo cavallo per C8. Mi aspetto questa. E sulla quale potrei semplicemente giocare torre F1 e godermi la mia torre in cambio dell'alfiere. Sembra più che sufficiente per considerare un largo vantaggio. Forse anche torre G1 con l'idea G5 e vado a intrappolargli l'alfiere. Taglio tutte le case di ritirata. Le minacce sulla colonna C, fin tanto che la donna sta in E2 a fare guardia, non ci sono. Quindi giochiamo torre G1. G5 casualmente starebbe anche minacciando cavallo E7. Con attacco doppio al re alla torre. Forse avrei potuto anche giocare in maniera ancora più ambiziosa giocando E6. Questo non mi sorprenderebbe se fosse la mossa giusta E6, ma torre G1 e ci teniamo la nostra qualità. Tra l'altro, dopo G5, forse minaccerò anche cavallo F6, qualche sacrificio di quel tipo lì. Quindi, forse da parte sua, alfiere di 8 sarebbe quasi. È molto, diciamo, incoraggiata. Alfiere di 8, mi mangio questo. Banalmente, mi prendo anche un pedone. Buonanotte. Invece, no, lui se ne frega. Cavallo C5. Però dopo G5. Quell'alfiere, siamo sicuri che riuscirai a tirarlo fuori? G5, minaccio torre G4, guadagnandolo, e anche cavallo E7. Quindi la posizione del nero si fa davvero difficile. Cavallo E6 para una minaccia perché torre G4 viene affrontata dal alfiere per G5, però non para l'altra minaccia. Quindi guadagnerai la seconda qualità, avrai due torri in cambio di alfiere cavallo. Perché no? A me hanno insegnato che le torri sono più forti. Tra l'altro, dopo donna H5, qua, secondo me, per il nero forse è già tempo di abbandonare, perché l'unica casa per l'alfiere sarebbe F2. E mangerei H7 con disastri. Quindi decidi di mangiare qua, ma a questo punto, dopo torre per G5, è una torre intera di svantaggio. Nessun tipo di controgioco, di iniziativa. Quindi il nero, ok, adesso si prende anche matto con torre di 8. Quindi torre di 8 è proprio scacco matto in due mosse. La donna è costretta a mangiare, dopo donna per D8 è matto. Andiamo a fare una
velocissima analisi della partita, mantenuto anche una precisione abbastanza alta, sopra il 90%, e andiamo a vedere anche la teoria, cosa dice il libro su questa variante della Nydorf. Donna E2, B5. Su B5 ci sono relativamente poche partite, alcuni giocano F4, altri A3. Quindi cavallo D7, arrocco lungo, alfiere B7, G4. Ok, G4 è addirittura considerata sbagliata dal computer, che comunque dà la parità. Donna C7. Donna C7 va bene, alfiere G2. Da, ok, dà la posizione pari, ma è molto 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 complicata. Re B1, torre C8, F4, arrocco corto. Ok, la dà errore, ma è un giudizio affrettato, perché adesso già la valutazione si sta modificando. Torre 1, E5, E5, ok, E5 è un errore vero. E5 la dà sbagliata, dà un vantaggio al bianco di più 1 dopo cavallo F5, che era un po' quello che mi aspettavo in partita. Cavallo C5, alfiere per F6, alfiere per F6, cavallo per D6. Mangiarsi il pedone è buono, tiene un vantaggio abbastanza consistente, e è per F4, è probabilmente l'errore decisivo. Dopo E5, il bianco sta chiaramente meglio qua. Alfiere H4, alfiere per B7 è la mossa corretta. Cavallo D5 è la mossa migliore. Cavallo per C8, il bianco guadagna una qualità senza che il nero abbia nulla. Da qui penso di aver giocato abbastanza bene, una posizione relativamente semplice. Cavallo E7, cavallo per C8, donna per C8 e donna H5. Qua la partita è già finita, il vantaggio del bianco è troppo largo. Questo è, ok, l'errore giusto che dà al bianco la possibilità di mattare immediatamente, quindi... Bene così. È tutto per questo video, ragazzi. Mi raccomando, date un'occhiata qua sotto in descrizione al torneo, al Parco Trotter, questa domenica. Ci vediamo là per chi vorrà venire, e dai, alla prossima.